appassionati e benvenuti sul canale Famiglia Hamilton, orologi non solo. Oggi siamo in macchina e vi portiamo con noi al mercatino di Varallo. Andiamo! Eccoci arrivati al mercatino, ora andiamo a vedere cosa troviamo sui banchi. Qui con Serena e Ferruccio, bazar delle epoche. Loro hanno delle bellissime cose, oggetti, anni 60 e 70, antiquariato. Adesso ci racconti un po', queste sedie che io un po' me le ricordo, in formica. Anni 60, classici colori sì. Degli anni 60, giallo, arancione, abbiamo il tavolino da bar. Quei colori vivi di quegli anni. C'è anche questo mobile. Antiquariato ma patinato shabby chic, sì, tavolino. Sì, ma infatti questo qua non è rifatto shabby chic. Sì, è rifatto marrone. Era marrone, è stato rifatto shabby chic. Abbiamo rifatto shabby con lo tavolo. Che questo. Bello, e come anche lo specchio, immagino. Specchio. Bello, bravi. Tavolo un po' più recente, non so. Bello, ma questo patinato... tavolo qua si apre, vero? Sì. 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 Scusa, una poi curiosità. Troviamo. Quanto viene questo tavolo? Per sapere. Tavolo? 220, no? Perché c'è una mia amica che cerca i tavoli, allora 220, io giustamente gli do i prezzi. Proponi. Ok. Ok. Poi troviamo anche questo orologio da nave, che purtroppo il meccanismo era andato. Il meccanismo è andato e c'è il meccanismo quello... Al quarzo, però... Per farlo funzionare, però comunque da nave, ed è francese, se non ricordo male. Questa è la lampada Capo di Monte, si vede anche. Vecchio mestolo, questo ne ha di anni. Questo arrivava in testa anche quando facevi qualcosa che non andava. Abbiamo creato con una valigie. Botte e un tavolino. Ah, ho visto i bicchieri ma non ho visto. Era una botte di che bella. Sì. E le valigie sono vecchiotte anche le valigie. Le valigie sono vecchiotte. Anni 60, sì. Poi andiamo di là e troviamo una radio. Questa bella radiolina. Che però c'è anche la presa USB. Quindi è stata modificata. È stata trasformata. Con la chiavetta USB. Modernizzata. È carina. Funziona. L'abbiamo modernizzata. Col Bluetooth vai. Bella. Quindi c'è tutto. Uno c'ha, diciamo, la radio vintage, con le comodità moderne. Troppo bella questa cosa. Abbiamo vari bicchieri della birra Coca-Cola. La lampada, le Coca-Cola che avevamo già visto una volta, che conviene non berle. Collezionismo. Abbiamo lampadine sovrappiattuto. Le vecchie la scatole dei biscotti de plasma, sì. Dei plasma. E sì, c'è l'uomo qua. Poi abbiamo delle cartoline lago d'orte dintorni vecchie. Belle che sono queste cose. Dagli anni 20. Anche qua per i collezionisti sono dagli anni 20 in poi. E qui abbiamo sul pubblicità. Tutti portaghiaccio. Portaghiacci, Schweppes, Aperol, Campari. Abbiamo l'insegna delle gomme Kleber. L'insegna Kleber, che è completa. Bella. Ah, la tanica anche dell'Agip di una volta. Quella del 76. 76. E perché erano in plastica. Questi erano quelli vecchi. Sì, sì. Sì. Qui qua andiamo un po' sull'antiquariato. Questi ma qui. Questo cos'è? Questi qui sono dei telefonini a filo. Diciamo un gioco. È un gioco vecchio, sempre anni 60. Si vede dalla scatola, che poi tra l'altro è anche conservata bene, sì, ragazzi. Sì. No, è conservata. La scatola che certo, sì. No, lo so, perché se sono integri con scatole e tutto, i giochi sì, comunque di quegli scatola anni. Che gioco. Questo è un pittore sardo, sì, un ceramista. Alessandro Massista. Massidda. È un po' kitsch, però. Vabbè, oh. Sardo, deve piacere. Questa è terracotta, sempre vecchiotte. Poi abbiamo i vecchi macinini.
Sì, del caffè. Pasticche del Re Sole. Le pasticche del Re Sole, vecchie. Che anche quelle magari sono dentro non mangiando. Quello è un portasigarette. Portasigarette, vecchie bottiglie di farmaci, queste qua sono delle cose. Farmacista. Quelle due. E c'è questa dietro? No, queste sì. E queste sono altre bottigliette, sempre vecchie. Questo che vedo che sia. Questo è. Questo è un per fare le lame dei rasocci, per affilare le lame dei rasocci. Oddio, facci vedere sta cosa. Le vediamo sempre dalla parte giusta. Ma noi siamo curiosi. Ah. Guardate, mettevi la lametta del rasoio qua dentro. Sì. Infili qua dentro. Ah, e poi la con la pietra sotto. E così si fa la lama. Fortissima sta cosa. Che storia. E questo è degli anni, deve essere gli anni 30. È un bel pezzo, bravi. Bravi ragazzi, come sempre. Cioè, avete delle cose sempre molto particolari. E bravi. Ragazzi, grazie di tutto. Grazie. E alla prossima. Ciao. Un bacione. Sotto c'è la pagina Instagram. Sotto mettiamo tutto in descrizione, i contatti, quelli dell'altra volta. Tanto ce li abbiamo, quindi non c'è quindi, problema. Li trovate in descrizione. Ciao, ciao. Ciao anche a voi. E questi sono i contatti, comunque vi mettiamo anche qua il bigliettino. Ci troviamo qui dal signor Fabrizio che ha delle cose vintage molto particolari, perché oggi è una giornata del vintage. Troviamo le scatole. Quella del Glenfiddich, whisky. Glenfiddich, dillo te perché a me non viene tanto bene di dirlo. Sai cos'è? Che cosa? Quella lì. Questa è una bindella. Brava. Vabbè. Poi troviamo anche dei coltelli. C'è un po' di tutto, signore, e ci abbiamo due cose che ci piacciono. Questa lampada che viene a casa con che noi. Viene a casa con noi, perché una grande non me la posso permettere nell'ambiente che ho, quindi l'ho presa piccola. E poi questa bella sveglietta che facevano, diciamo, per le assicurazioni, e dietro c'ha il suo salvadanaietto. Che se riesco ad aprire 5 euro, la scatola là ed è funzionante anche la ed è tenuta anche benissimo, direi. Esatto, fondi aria, quindi sì, delle assicurazioni. Bella bella, ci piace un sacco, felici. E troviamo carina anche questa bottiglia di liquore con la ballerina che gira. È troppo forte. Non so, di che anni beh. Potrebbe essere 50, 60. Sì, ma 60, facevano delle cose bellissime comunque. È fatta con tre colorazioni la ballerina. Ah sì? Bianco, il rosso e il conosci? Io? Conosci? Non ce l'avevo il rosso, io te l'ho chiesto. Ah, allora adesso lo so il prezzo. Non l'avevo mai vista. Macina, caffè. Sì, 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 bene. Un po' di sole adesso e via che va bene. Libro d'auto. Guarda qua. Grazie, ciao. Ci sono due bici. Forte, eh? Le vecchie targhe, targhette che c'erano sulle macchine, Fiat, questa qua è vecchia. Palio 16 valvole. Chi lo sa cos'è? Cosa, la Palio? Ah, io non lo so che cos'è la Palio, sì. Sì, vabbè, non è che era una gran macchina. Ecco. Forti però, dai, queste cose qui. Troviamo lì. Oggi guarda, è una giornata delle cose curiose, ragazzi. Quello di l'oblò lì dalla nave. L'oblò della nave? Fatto stile posacenere. Ok, sì. Ci sentiamo dopo, ciao. Sì, sembra un oblò della nave, però fatto a posacenere. Ciao, ciao. Se vi piacciono gli oggetti curiosi? Ecco, ne faccio vedere uno di quello quelli. Là. Vediamo se sapete che cos'è, di rame là sopra. Adesso andiamo sì, a vederlo. La canna fumaria di qualcosa, Marco. Eh sì? Qua troviamo anche una monachina. Andiamo a vedere l'oggetto curioso. No, visto che... No, no, non ci piace. Strane. Dopo facciamo anche il quiz, Fate il quiz, allora. Facciamo un quiz. Vediamo un po'. Allora. C'è scritto... Caspita. C'è scritto first cut in bedroom. Allora, first caps. Captain, capitano. Ma non era ufficiale. Il tubo di scarico della nave? No, è lo scarico. C'entra qualcosa col con il WC? No, questo qui arrivava nella stanza da letto del primo ufficiale o del capitano. First captain è il primo ufficiale. Ah, dove parlava? Dalle sale macchine impartiva gli ordini da sotto. E passato il signore, ma non è completo, sì. Volevo tre piani per andare sotto di quello di là. Io ho detto, ma fulminato quel signore là, gli ho detto, ma per forza che non è completo.
o intendeva tutta la nave. Poi troviamo tutti i gradi. È una nave da guerra, quella lì dell'inglese. Sì, è inglese questo pezzo. Inglese, sì. Questa qua la potevi mettere solo se avevi fatto missione all'estero. Sulle divise. Ecco, qua io sono un po'. Questo è curioso, vediamo un po' se riusciamo a capire che. Ciao, dai, ci dica. Che cos'è questo? Visto che stiamo facendo oggetti curiosi. Allora, potrebbe essere. Lì non è un'arma. Qua c'è un gun. Non è un'arma, ma può servire anche con un'arma, anzi, o per cacciare, ok. Ah, ecco, adesso c'è qualcosa per cacciare. Questo qui si chiama Atlas. È un moltiplicatore di forza, di leva. Lei quando lancia un giavellotto, la sua leva è questa. Certo. Se lei lo prende qui, il giavellotto con un coso di tendine e di pelle infilato lì, aumenta la gittata e la forza della cosa. Ecco, si questa cosa qua si chiama Atlas. Solo per il racconto di questa cosa qua, 100 punti. 8 giorni, però non è Abdomas gira. Perché ormai però, la gente lo molto sa, carina su sì. Internet, anche il quadrante è messo benissimo. Poi la cosa strana è che è scritto un po' in tutte le lingue, quindi c'è. Non l'ho mai vista io scritta in tutte le lingue. Non è un Abdomas chiaramente. Siamo qui da Moreno e troviamo un po' di tasca. Quell'Abdomas abbiamo appena fatto vedere. Che non è un Abdomas. Che non è un Abdomas. L'Omega. Bosco. Diciamo simile a Abdomas. Anche questo, un bel quadrante. Posso arrivare a 30, però ti vorrei. Questo qua che. Simbolo un po' indiano, però comunque. Grazie. Questo? Sì. Però vedi è che giapponese forse? Sì, giapponese questo, non vero? Indiano. Giapponese. Giapponese, però con la corona d'ore 3. Solo per avere riferimento. Si può anche utilizzare come da polso. Bell'avia. Questa è l'asta. Monachina. Olma. Sì, meno. E questo qua. Devo provare. Sì, ma rimane dietro. Questa sveglietta della Jazz. Scendini. Un orologino indiano. Vabbè, un po' di quarzini. Ci siamo fatti scappare lo Zenith. Sì, perché prima c'era uno Zenith e non l'abbiamo preso. Che poi anche il prezzo era ottimo, 150 euro da polso. Quindi questi guardano i bracciali fatti con le granate. La prima guerra mondiale. Riesco ad arrivare, sono arrivato ormai. Vedete un po' di oggettistica. Vecchio rasoio da barbiere. Le macchine fotografiche a soffietto. E Moreno lo trovate qui. Se no, a Varallo, o se no lo trovate a Darona, vicino al ponte. Così vi diciamo già anche il posto dov'è. Sì. Ah, una nave funzionante. Sì, è un MAS. Che bello. È stato fatto al forno, cioè proprio non è non una cosa, un kit di montaggio, proprio da una persona. Ti sei messo lì a. Sì, nella stessa casa ho trovato un carro armato di ferro. Un carro armato, sì. Era un appassionato, mi diceva voglia. Mamma mia. Spettacolare. Particolare, infatti fa. Ma infatti ci ho colpito subito con la nave lì. Praticamente è una moto, cioè motonave sicurante. Quello di D'Annunzio, perché D'Annunzio è andato a fare l'imboscata in Austria con un coso del genere, no? Cioè nell'Istria. Che... Mazinga. Poi troviamo questo mobile, cannoni, altro oggettistico, i coltellini. Queste qua sono tortole fatte a mano. Io sono la punta un po' lunga. Sì, forse sì. Forse un po' troppo lunga, non sono tortole fatte a mano. Non so, cos'è che sono questi oggetti? Sono dei fusi. I fusi. Fusi della lana. Ah, i fusi della lana. Sì. Perfetto, sono tortole, ho detto. No, ma te l'ho detto che c'era la punta troppo lunga. Come fanno a stare su?
Sì, sì. Fusi della lana. Per l'arcolaio. Sì, ok. Grazie. Questo qui invece è un... Per il tartufo. Per il tartufo. Oh, ma oggi sono una potenza. Questa, oggi sono io che le canno tutte. Questa che è particolarissima. Sì. Praticamente rimaneva sempre in piano anche se la tu candela. La appoggiavi. Certo, sì. Che roba. Anche se tu la appoggiavi in... Certo, la appoggiavi così, cosa o così, come, sì, era sempre dritta. Forte. Sempre una prima. Belli oggetti, dai. Non dimentichiamoci del passato. Ci troviamo qui da Claudio. Adesso guardiamo tutti i Niki Lauda. Niki Lauda. Abbiamo Niki Lauda, sì. L'edizione, diciamo, particolare. Della Swatch. Sì, beh, che della Swatch si è vista. Poi abbiamo delle belle svegliette. Svizzera. Parlano da sole, non c'è bisogno di... Ah, questo qua è quello per giocare a scacchi. Giocare a scacchi, sì. Questa Jäger che... Questa è bella. Due giorni. I vecchi Levi's. No. Ah no, perché la Levi sto facendo. Dice una bella Baiardo. Sì, adesso arriviamo anche dalla Baiardo. Poi passiamo ai russi. Ricordiamo che poi c'è tanti cinturini. Sono un po' bellini che hanno. Sono questi qua che sono molto. Ah, bel profondimetro. Ma anche questo è rigido e fa una fatica terribile a passare. Bella carrellata di russi. 31-33, peggiorante. Forse è troppo. Comunque io ribadisco sempre che i russi hanno dei quadranti focolosi. Sì. Poi sai, va un po' a gusti, però sono molto belli. Osavano, orologi, diciamo. Da taschino. Intanto vuoi ricordare dove... Allora, signore, lo troviamo un po' dappertutto, perché si fa, diciamo, tutti i mercatini del Piemonte, da quanto ho capito fa Casale, fa Borgodale... Borgodale fa non sempre, adesso. Borgodale non sempre, fa Borgomanero, Vercelli, Biella, Vercelli e Varallo. E Varallo. Se non ne ho dimenticato qualcuno. Orologi solo tempo, facciamo una rapida carrellata. Anche perché questi qua mi sa che sono quarzi. No. No, sì, sì. Però ne ho sostituiti due perché sempre. Ho questi qua. Hamilton Kaki. Qua si possono mettere. Ah, sì. Questi qua sono. Vabbè, cosa dire. Sono ansa. Ah, non sono ansa. Carica manuale. Ecco, adesso portiamo qua qualcuno. Ma che bello. Sì, quello lì per militare è bello. Bello, stanno su già verde e rosso. Purtroppo non può mettere niente. Beh, qua le marche sono, indicate perché bello scritto bene. Ha scritto tutto bene, signore, è molto preciso. Si possono mettere questi qui così. Montre. Anche questi si possono mettere. Questi sono molto indicati. Qui sono quelli originali, vedi, si mette dentro, gli dia un braccio, quello senza niente. Io le metto l'orologio. Ah, sì, guarda che questo tissuto. L'ho visto. Ma è sicura, è stile il mio. Sono introvabili questi orologi. Li ho trovati per caso 12 da un collezionista. Ma dai, mai visti. E me l'ha fatti pagare 15 euro. Perché sono intro, io li vendo 20, però. Questo, stiamo andando pian piano. Sì, giusto. Li vedete tutti. Non parliamo tanto perché comunque stanno parlando loro e quindi non ci vogliamo passarci sopra. Qua di 30 anni di meno, guardi. Sì, no, questo colore qui è bello, quel nero lì mi piace un po'. Passiamo agli automatici. No, io non so perché forse signora, Avia. Ma che se lei mette uno di questi, Honda. Questi qui non li vuole più. Tiss. Per comodità, bello. Mons. Laco. Mai questo. Pringeps. Faccio vedere l'Ansa. Quindi prende dentro l'Ansa. Glielo metto io. Se lei vuole glielo metto io. Ci penso perché. Orient. 20 euro. Detta. Mai visto. Sono cronografi. Soltanto 12 e ancora 5. Poi sono qua passiamo un po' veloce perché sappiamo che non è che il quarzo interessa a tutti. Andiamo all'altra vetrinetta. Dove troviamo? Bello un giro. Ma che bello. Caravelle, Bulova. Ma quello mega oro lì, color oro. Hai questo? Visto? Ah. No. È un Omega? Caravelle. Ah, un Caravelle? Sì. Bulova, Bulova. Anche questo Bulova stile Dynamic. Mm-hmm. Omega. Altro Omega Constellation.
questo belloncino. Eh sì, quello l'ho visto. Allora, troviamo anche i bracciali. 4. Troviamo altri al quarzo di Philip Watch, Tissot, Lorenz. No, se vuole sono anche quelli tradizionali. Maurice Lacroix, guarda che roba. Aspetta che arrivo. Piccolino. È da donna. Citizen. Di topolini. Sì, lo mi so. Sa che sono quelli indiani. Non fa niente, ma sono carini. Secco topolino, sì. Qua però. Anche quello. Purtroppo sono quelli indiani. Quelli che facevano per i mercati indiani. Quelli indiani, sì. Anche i Citizen di qua. Però sono carini, cioè, capisco hanno preso tutto. Anche dei prezzi altissimi, sono diventati introvabili. Sì. Sì, perché comunque il quadrante è piacevole, il movimento è secco, certo. Alla fine. Però se vai a vedere sul web li vendono 300-350. Sì, beh, poi sul web, sì. Web. Però li vendono, io ho telefonato per uno che mi piaceva e l'avevano già venduto 200, ah, sì? 240. Cassa. 240? 240 l'ho venduto. Altro bel secco, qua comunque erano tutti secco. Poi abbiamo i cinturini. C'è cinturini, varie di cambistica, Mont Blanc, un bel secco scatolato, un quarzo, sì. E poi troviamo tantissimi bracciali, cinturini di tutte le varie misure, 20, 24. Quindi se volete mi hanno detto dove si trova nei vari mercatini. Bene, il giro mercatino terminato, se il video vi è piaciuto, vabbè, le solite cose, dai. Cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati. Un bacio a tutti. Ciao.